Buongiorno a tutti, sono Mara Scampoli, vivo a Padova dove lavoro come psicologa e fotografa. Mi sono avvicinata all'uso della fotografia perché è sempre stata la mia passione, ma soltanto tardi nel mio percorso ho deciso, ecco, di cominciare a studiare l'utilizzo dello strumento fotografico. E questo perché trovavo che la fotografia fosse uno strumento eccezionale di ricerca intorno alle relazioni umane e di espressione di sé. Quindi ho utilizzato da subito la fotografia come mezzo come mezzo di ricerca, di esplorazione e di racconto degli eventi, delle esperienze, delle persone che mi circondano e che ritenevo fosse importante raccontare, ovviamente dal mio punto di vista. Quindi ho cominciato subito a studiare fotografia documentaria, che credo che sia la forma di utilizzo del mezzo fotografico che più che più si avvicina, insomma, alla mia formazione e alla mia sensibilità anche di psicologa. Quindi ho studiato inizialmente presso l'IRFOS di Padova fotografia documentaria per poi proseguire il mio percorso formativo studiando con diversi fotografi in Italia e all'estero. Ho quindi cominciato a realizzare i miei primi lavori di fotografia documentaria. In particolare mi sono occupata di migrazione lungo la rotta balcanica. Ho realizzato dei reportage a Padova, ad Atene e a Calais. Il progetto di cui oggi voglio parlare è il mio ultimo progetto, si intitola Mixed. E riguarda la condizione delle coppie miste in Italia partendo dalla mia città di residenza, quindi da Padova. Il motivo per cui ho voluto affrontare questo tema è strettamente correlato con il mio lavoro precedente sulla migrazione. Ho inteso però uscire un po' da quello che è come dire, la logica emergenziale che normalmente accompagna la narrazione sulla migrazione per raccontare invece l'incontro fra le culture e quindi raccontare questo incontro come un fenomeno naturale che rappresenta più la capacità inclusiva della cultura di accoglienza. L'invito che rivolgo alle persone che stanno ascoltando in questo momento è quello che un po' cerco di rivolgere a me stessa tutti i giorni, cioè di mantenere viva la curiosità e la mente aperta nell'incontro con il mondo, quando guardiamo il mondo, soprattutto quando incontriamo le persone, quindi provare ad immaginare cosa c'è dietro quello che vediamo. E anche ascoltare che cosa risuona dentro di noi, in quell'incontro.